Nessun problema ragazzi, qui è tutto sotto controllo. Oggi siamo nel quarto video sul fantacalcio. Se mi vedete sempre con la stessa maglietta, nella stessa posizione degli scorsi tre video, è perché sono tutti quanti di fila e quindi non c'è bisogno di spiegazioni. Oggi parliamo di giocatori da riprendere all'asta, giocatori che rimangono da fantacalcio, a meno di clamorosi ribaltoni di mercato dovrebbero esserci tutti e cinque l'anno prossimo. E sono giocatori che garantiscono buoni voti, garantiscono la maggior parte delle presenze in campionato e magari qualche bonus che non fa mai male. Quindi partiamo subito dal quinto posto senza fermarci troppo, ed è Romulo. Romulo è un giocatore che in realtà potrebbe essere anche al primo posto, però diciamo che non è una classifica, è una lista. Romulo che diventa da fantacalcio dopo l'acquisto del Genoa, e per me proprio col Genoa potrebbe non solo alzare la sua media voto, che lo scorso anno è stato il 5,88, che diciamo si è abbassata per quei voti negativi che prendeva nelle imbarcate prese dal Verona, che magari non erano colpe sue, però comunque cioè, la tua squadra perde 5-6-0, 4-0, è ovvio che tu devi prendere un brutto voto. Però ha una fanta media voto di 6,28, 3 gol, 5 assist quest'anno con 7 ammonizioni che sono un po' tantine. E Romulo è un giocatore che diciamo fa il tutto fare. Se viene quotato difensore vi consiglio di prenderlo assolutamente. Se viene quotato centrocampista, magari sesto, settimo, ottavo slot. Da difensore per me potrebbe essere un giocatore fondamentale per il fantacalcio, perché come ho detto nello scorso video, se non l'avete visto andatelo a vedere, dove parlavo di un portiere del Genoa. E il Genoa è una squadra molto difensiva, e quindi magari non subendo gol potrebbe anche prendere un buon voto Romulo, quotato a maggior ragione da difensore, potrebbe prendere un buon voto. Poi magari viene quotato da centrocampista, potrebbe giocare esterno destro, cioè giocherebbe esterno destro, penso, non lo so, e potrebbe anche portarvi molti bonus. Al quarto posto troviamo Masiello, difensore centrale dell'Atalanta, 32 partite quest'anno per lui, ne ha saltata qualcuna di troppo, 4 gol, 0 assist, 5 ammonizioni, anche lui è stato diffidato, cioè è stato squalificato per diffida, e 0 espulsioni. Media voto del 6,36 senza bonus, per farvi capire, e fanta media voto del 6,84, quindi una fanta media voto normale. E Masiello è un giocatore che ormai sono anni che è da fantacalcio, e è inutile che ve lo dico, se lo prendete sempre a poco, perché di solito Masiello è quel giocatore che se ne va sempre a poco ma fa sempre delle stagioni alla Madonna, vi consiglio di prendervelo. Al terzo posto troviamo un giocatore diciamo inaspettato, che è Fazio. Fazio è un giocatore che zitto zitto ha fatto 33 presenze, 2 gol, 0 assist, 6 ammonizioni, un po' troppe, però comunque consideriamo che è un difensore, e 0 espulsioni. Una media voto del 6,09, che non è male, una fanta media voto di 6,27. È un giocatore che alla fine il suo lo fa, prende sempre quel 6 che non fa mai male in difesa, e magari ecco, può trovare anche il bonus. Al secondo posto troviamo Marco Parolo, giocatore imprescindibile per la Lazio, 31 partite però quest'anno, quindi anche questo problema che salta qualche parte di troppo, la maggior parte sono state per infortunio, perché comunque mi pare che abbia 32 anni, 4 gol e 4 assist però il bonus li porta, 2 ammonizioni e un'espulsione che potrebbe pesare, 6,13 di media voto, 6,71 di fanta media voto, anche la sua fanta media voto è altissima. E poi qua troviamo per me un top player del centrocampo, che però lo si è dimostrato solo quest'anno, Marques Allan, 37 partite su 38 quest'anno, 4 gol, 3 assist, 2 ammonizioni, 0 espulsioni, media voto del 6,43, fanta media voto del 6,92. Giocatore stratosferico che io consiglio a tutti di prendere, soprattutto perché sono napoletano e vedo le partite del Napoli dal primo al 90esimo minuto, e vedo proprio che merita di prendere anche di più di quello che prende. Però vabbè, dare un 8 a un giocatore che non ha fatto bonus per me è troppo. Però comunque è un grandissimo giocatore da prendere assolutamente all'asta. Ragazzi, io vi saluto, se vi sono stato d'aiuto lasciate un piace e commentate. Io vi invito a vedere gli scorsi video sui consigli al fantacalcio, e vi invito a vedere anche i prossimi che caricherò in futuro. Io vi saluto e vi chiedo che non c'è nessuno, perché è tutto sotto controllo. Bella ragazzi!